Ha preso un po'. Il tanto che sto usando un po'. Senti se sei stata risposta col basso, se stai bene in equilibrio. Molto bene, richiamo del piede. Non è necessario perché mi sembra da fare più fuori. Stesso lavoro, bersaglio avanzato esterno, fianco. Ok? Esatto. È come se tu mettessi il mirino con le dita e poi giri la stoccata. Bene. Non la caricare, porta bene, se ti viene la spinta. Dopodiché non ti spingere. E poi in profondo la mano. Prima da ferro al bersaglio avanzato, la seconda lo tira sul basso, la seconda la testa. Quindi non vede la sinistra. Fermo. Bello. È la progressione. Vieni, vieni, vieni. Appena vedi che si libera il bersaglio, prova avanti. Non tutto il braccio. Ok. Porta sempre la mano sul bersaglio. Doppio passo in mano. Fa male, se non mi adesso si può andare contro le dame. Perché è tutto lavoro di vita. E queste cose non sono le cose. Ok? Senza correre proprio dietro. Come avete fatto stamattina alla grande schema, senti questo peso rullare quando metto giù, accendere o per la scusa. Ok. Fermati dopo sul colpo. Piccolini, piccolini, siamo molto vicini perché voglio farvi concentrare solo su, quindi non ha senso farne uno ampio, nemmeno due piccoli. Senza che ti giri, prendere solo il braccio. Bellissimo. Bravo. Poi quando c'è più lunghezza non ti spingere col corpo, anzi la mano. La punta la senti tutta più facile, la punta tiene tanto del tuo qual è? Che vedete la preparazione proprio adesso, vi trovate là in mezzo e sentite che non c'è ancora nessun segnale da fare, quindi sempre ma è una preparazione anticiappolata. Dove? Passa anticiappolata, dove lo dice la mia lama? Ovviamente non lo
che mi sposta. Perché è controllato. Io se dato il tempo, mi sento da dietro. È molto sciolto. Cos'è? Proviamo a stare qua da un lato? No. Pollino, la fai? Ok. Quindi, sì, mi vuole tutto. Sì, quando volete fare il teatro passa la schia a fondo. Questa è la parte. Questo è un diverso aspetto. Quando vuoi. Sì, com'è? Un po' più in alto. Bravo, molto bello. Perché mi sembra che non c'è il tipo. Bravo. Se avrei voluto a sti faccio un affondo, tu non sono stato. Bello. Sì, mi faccio. Bello. 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 Perché nell'assalto si è speso il secondo più movimento. Passo grande ti sei chiuso. Sempre in controllo. Lascia di spazio per far uscire la fonte. Ma più? Allora, per le spalle. Però meglio anche dopo una volta stava a destra. I maestri, gli altri programmi in base al movimento. Adesso siamo i maestri che devono parlare male anche nella nuova categoria. Sì, sì, i maestri si devono andare con me. Siamo in questa situazione. Okay. Passo avanti a fondo. Ovviamente tutto piccolo. Ormai c'è per anno l'attacco. Non c'è bisogno di escludere quando si va bene, ti muovi per le mani e tu stavi trovando un ciclo a esprimere il profondo che mondo mantieni un po' qui facciamo un passo se quando ti apro adesso passa con le gambe la tua idea è di attaccarsi pronti datti il tempo shot senti indietro si stanca e senti indietro quindi se la persona mi fermo vedi che stai facendo uno e poi va e ritorna in guardia passo anche tu nel frattempo hai già visto prima deve essere un pochino intenso e poi sono anche voi che vuoi vedere che vuoi attaccare a fuori quinto bene in avanti e secondo devi fare un piccolo perché se non spingi il movimento inizia a vedere chi sta continuando ad andare indietro e raddoppia la quarta rubami il tempo sulla pronti molto bene sempre in controllo pronti questo è perfetto sembra più complicato dirlo in avanti. No, tu pensa a te. Perché fondamentalmente, sai perché? Perché mi stai dando tempo di tutto ciò che hai detto. Perché io magari non lo faccio tanto, adesso lo provo a fare per la prima volta. Per poter gestire meglio. Se non sbagli e se non ti dà, quindi, giusto, tutti non posso andare. Passo. Io rimango fermo. Prova a farti attacco sopra con tu. Entra con la presenza dei piedi. Sei pronti? Ok, doppio. Oh! Dai, torniamo insieme di
braccia, stiamo lavorando sul tempo. Senti che non c'è resa, prendi però un pochino per intero in Italia, in caso lo stimo è in alto da questa azione di dare impressione di cosa è il cazzo di internet, la situazione è logico, però è un punto che è quindi adesso facciamo, prima azione, fondazione, preparo. Quello poi succederà quando io poi faccio anche il passo indietro e quindi dura dopo. Sentiamo bene, attacco sopra, attacco prima azione. Bellissimo. Ora stessa intensità, come ho già fatto prima, cambio scherma e mi mandi a vuoto. Pronti. Oh, controllo. Bravo. Pazienza. Bravissimo. Adesso mi dice il problema. Cosa potrebbe essere la terza? Inizio da dove? Devo accelerare. Secondo me è troppo bene. Entro il piano che io mi mando a vuoto. La terza è troppo bene. Io dico, guarda, non so appena niente, guarda, tu entri, aspetti un passo e proviamo. Cominciamo la sequenza, attacco diretto, pronti, bellissimo, ora mi chiami per la difesa, pronti, bravo, bello equilibrio, ora io guardo, rispetto i tempi, pronti, 3-0. Io non so capire. Possiamo arrivare a 10-0 se vuol dire. E non vuol dire che non entrare una 4, poi anche ricominciamo là. Ok. E visto non perché lasciamo proprio di la vostra. Non è sbagliato il tornare. Perché sentite quella linea di tagliare. Oggi è semplice modo di nello stesso ritmo, però che suono interessa è distinto perché io guardo qua che cosa c'è mattina detto se voglio fare una finta ci metto un po' di busto perché io qua vado su male il suono sento vedo questa pressione vedo la rana tiro vabbè faccio qualcosa di più la contrarietà bravissimo ora mi mandi a vuoto preferisci sei partito con un'idea un cambio trovi un equilibrio per cambiare perfetto sulla preparazione tu ti fermi buono ora tu però questa cominciamo non ti preoccupare i piedi vanno bene rifacciamo la entra diretto pressione pronti bello bellissimo attacco tu 100% difesa
cioè ancora non specifica. Quindi qual è la posizione? Qual è la posizione? Qual è la posizione? Il passo prima della fonda, la fondo. Mi vai a moto? Ok. Intanto non sei in grado, non puoi lavorare. Però hai dato un inizio a una sequenza. Hai criticato, c'è una parola che mi piace, sei comunque Se riprendi l'attacco ti troverai con questa fase qua. Anche di te. Sì, sono
Allora, ovviamente per la parata di risposta partiamo da 8.50 la testa, che si vuole la provocazione, giusto? 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 Ho detto, tu partiamo da 8.50 la testa, che siccome dobbiamo fare la difesa della parata risposta, cosa si sta simulando questo gesto? No, no, certo, vero anche. E quindi da qui tu posso dire che okay, fermati su una parte di oro. Fermati sulla parata che te la corretti, anche perché la risposta non è stata un po' più in alto, soprattutto con le lame di adesso che sono molto più morbide e si flettono molto di più e ti toccano qua. Allora, quindi da qui non te la chiudere troppo, blocca le navali e non cercare l'impatto della lama, ma trova la soluzione. E allora, tieni un po' di spostare a dire, quando io sto venendo, sposti. Però fermati un po' sulla parata. No, 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 però mi ha fatto bene. Non cercare l'impatto. Apri.
Sì, la tua è importante. Poi ti fanno finte e controfinte, per me nel pallone. Watch my time. Fare il salto. Troppo dietro, più in avanti di parate,